mentre il cielo si fa scuro e la notte cade giù con una coda ai muri. Ci troviamo in compagnia sotto i portici del centro, alle uscite del metro, per guardarci dentro e parlare un po'. Ci hanno detto un muso duro che per camminare insieme noi non siamo ancora maturi, che abbiamo con le ali, ma un cuore con le ali ce l'abbiamo solo noi. E nessuno sa che presto volerà. Dove si va? Dove si va a questa sera? Cosa si fa? A cosa si fa? Non fuori un'idea. Questa vita, no, no, non è questa. La carità, finché nessuno l'ha chiesta. Per adesso si comincia a girare la città, un mondo alla provincia, a chiamare le ragazze che ci aspettano di già. E nessuno sa che presto volerà. Cosa si fa oggi? Oggi si fa tanto nella TG Estate, grazie a Tonino Speranza che ci farà compagnia con la sua musica. Intanto avete visto anche 1,83 m di bellezza qui in piazza. Saremo in compagnia di Sofia Marilu Trimarco, Miss Sport Basilicata, che sarà tra le aspiranti alla finale di Miss Italia. La conosceremo meglio. Gianluigi è distratta da me, io dico indica lei, lui indica me, insomma no, niente. Gianluigi è l'unico uomo che guarda solo me, ecco, la diciamo tutta. Io parlo di lei e inquadra me, il pubblico vuole vedere anche belle ragazze e noi ne abbiamo una qui, è una miss, insomma mostriamola. Come vedete è una piazza in piena attività, sedie, camion, auto, palchi in allestimento. Perché? Perché da domenica 26 agosto qui in questa piazzetta di Villammare inizia il Villammare Film Festival Sotto le Stelle. Fino ad oggi, lo ricordiamo, sono in proiezione presso l'hotel Le Piane, sempre nell'ambito di questa kermesse, 100 cortometraggi internazionali, per cui anche oggi presso l'hotel Le Piane a Villammare per tutta la giornata potete visionare cortometraggi internazionali davvero interessanti. E in serata, per questo 25 agosto, è previsto poi in serata, sono previste due proiezioni in serata, quindi potrete vedere anche dei film. Ora vi ricordo subito i titoli: Le grida del silenzio alle 20 verrà proiettato, scritto e diretto da Sasha Alessandra Carlesi, e a seguire alle 21:30 verrà proiettato Angeli del Sud di Bruno Colella, e il regista Colella sarà proprio nella saletta cinematografica questa sera 25 agosto all'Hotel Le Piane per seguire insieme al pubblico il suo film, un film che parla di Eugenio Bennato. Quindi questi due film, lo ricordo e lo sottolineo, visto che poi la trasmissione va in replica, verranno proiettati sabato 25 agosto presso l'hotel Le Piane e l'ingresso è gratuito, mentre dal 26 inizia il Villammare Film Festival in piazza, 5 serate all'insegna della cinematografia. Però di questo ne parleremo ampiamente nel corso di questa puntata della TG Estate. Intanto andiamo a ricordare gli appuntamenti. Tonino diceva con la canzone cosa si fa, cosa si fa questa sera, cosa si fa questa sera. Tonino, tu dove vai questa sera? Io stasera no, nessuna parte, vengo qua da te, sono venuto da te a cantare 30-40 canzoni, mi dicevi, devo presentare. Concerto. È un concerto. Poi giustamente hai scelto le più belle, una, quella che ho poco fa, dove si va, ecco, questi ragazzi che poi alla fine non sanno dove andare perché non c'è un punto di aggregazione.
li cerchiamo piano piano, li creeremo per loro, anche tu con la televisione e con i programmi che fai. E poi c'è un'altra canzone molto bella, Una lunga storia d'amore, chi ama? Ascoltiamo dopo. Sì, che non l'ha vissuta, ma soffermandoci a cosa si fa, beh, c'è un bellissimo punto interrogativo. No, io non ce l'ho un punto interrogativo, io ho proprio degli appuntamenti da segnalare. Eccoci qua, allora tu hai portato il cappellino anche per me, io lo indosso. Eccoci qua, così sembriamo Staglio e Olio. Ecco qui, Staglio e Olio. Allora, gli appuntamenti, cosa si può fare in questo weekend? A San Biase di Ceraso si tiene la 17ª festa del pane. Ai visitatori sarà fatto degustare pane appena sfornato, condito con prodotti del territorio. A te piace pane e olio, per esempio? Tantissimo. Pane e zucchero, come una volta? Pane e zucchero, le bruschette specialmente, sai, sulla brace, con un po' di olio, di oliva di casa, è la fine del mondo. Ottimo. Sicuramente proprio... ci saranno anche a San Biase di Ceraso. A Castinatelli, per esempio, l'altra sera, la Sacra Cossonato, una cosa bellissima, proprio queste cose caserecce che poi l'hanno fatta la padrona della serata, tantissima gente, tanta bella musica, però tanti ragazzi. Bello, bello così. E oggi a Castellabate, sabato 25 agosto, inizia la 7ª edizione della rassegna a Castellabate, il luogo dell'incanto, 5 giorni di spettacolo ad ingresso gratuito nella corte interna del castello. Andiamo un attimo in Calabria per ricordarvi che domenica 26 agosto dalle 22:30 in poi in Piazza Italia a Praia Mare si terrà la 9ª serata della 12ª edizione della rassegna d'autore Praia a Mare con chi? Lo dico subito, con Mario Lepi, magistrato di Cassazione in quiescenza, presenterà il suo ultimo canzoniere napoletano, piccola enciclopedia illustrativa ed etimologica delle canzoni di Napoli. Un saluto a Praia Mare che ci segue sempre con affetto. E torniamo nel Cilento per andare a Camerota, dove giunge a conclusione la rassegna Camerota Festival. Lunedì 27 agosto, l'ultimo spettacolo musicale ad ingresso gratuito nel cortile del castello Marchesale. E questo è l'ultimo weekend che avete a disposizione per partecipare alla 5ª festa della cipolla di Vatolla. Per il 25 e il 26 agosto, infatti, sono previsti a Vatolla di Perdifumo gli ultimi 2 appuntamenti per gustare piatti di eccellenze a base di cipolla e non solo, troverete anche altro. E intanto avete visto qui che abbiamo Sofia Marilù Trimarco, che è Miss Sport Basilicata, facciamola vedere intanto. E lui no, Gianluigi, guarda. Guarda la luna, guarda le stelle, ecco qui. Insomma, scusa, ma lui è innamorato di me, no? Non posso farci nulla. Oh, io dico, la nomino, la voglio far vedere, è qui, bellissima, io bassissima, aiuto, devo salire sul palchetto per arrivare ai tuoi livelli, ma con lei ci intratterremo dopo. Siccome siamo vicino ad una tastiera, ti piace la musica? Certo, ho fatto lezioni di pianoforte per circa 3 anni della mia vita, poi ho lasciato perché mi sono dedicata alla danza, che è un'altra mia grande passione, e mi sono diplomata da poco infatti in danza classica. Bene, allora vogliamo vederti alla prova? Vogliamo essere con la tastiera, non ti cimenti a cantare? No, per niente. Ma sa fare molte altre cose di cui parleremo nel nostro telegiornale estivo. Tonino, ma tu l'hai notata? Sì, 1,83 m di bellezza qui o sei addormentato come Gianluigi? No, io sono vivo e vegeto, molto attento a guardare le bellezze del Cilento, non solo. Ma qual è Miss Mondo, secondo me? A dir poco, una bellissima ragazza, un bellissimo fisico, vedo che sono sempre sorridente, per cui piglia molto. Secondo me sarà vincente, di sicuro. Allora, visto che qui... Voterò per lei. Visto che inizi a pensare a un brano, perché dopo la faremo sfilare, per cui prepara un brano che può servire da sottofondo. Vieni vicino a me, iniziamola già a conoscere, a Sofia Marilù Trimarco, poi la vedremo sfilare, ormai lei è abituatissima a queste cose. Come nasce Sofia Marilù Trimarco come candidata ai concorsi di bellezza? Sì, la mia passione per la moda nasce quando avevo 6 anni, ho incominciato a vedere dei programmi TV americani che appunto fondavano la bellezza e la moda, tra cui America's Next Top Model, e da qui nasce la mia passione
passione per la moda, però l'idea di partecipare a Miss Italia è nata da quando avevo circa 15 anni, ero in vacanza qui a Scario e ho incontrato Fabrizio Frizzi vicino il Porticciolo e con la mia famiglia abbiamo chiesto un autografo e lui ha iniziato a dire a mia madre: falla partecipare a Miss Italia, una bellissima ragazza, bella. Poi qualche giorno dopo l'ho incontrato al bar di Scario e lui mi ha detto: la futura Miss Italia. E allora da qui mi si è accesa questa lampadina e la mia passione per la moda l'ho affiancata a questa per la bellezza. Allora, diciamo che tu sei arrivato alla semifinale di Miss Italia che si terrà a settembre a Jesolo. Ci saranno oltre 100 concorrenti che vogliono entrare ovviamente nella finalissima di Miss Italia, ne saranno selezionate 29. Esatto. Tu sei tra queste oltre 100 aspiranti alla finale, come ti stai preparando? Sì, saremo di preciso 180 Miss in tutta Italia e tutti ambiamo al titolo di Miss Italia, però soprattutto prima di tutto ad entrare in TV, quindi ad entrare a far parte della vera Miss Italia, quindi tra le 29 concorrenti. L'unica già selezionata è la Miss prima dell'anno, quindi è sicuro che avremo lei come rivale, però tutte quante appunto siamo in gara per questo e sono molto emozionata, mi sto preparando da tempo sia con lo sport sia con la sana alimentazione e nulla, a inizio settembre avrà inizio questa avventura a Jesolo, una settimana lì e chi passerà appunto tra le 30 accederà a un'altra settimana in casa Miss Italia a Milano e tutte le Miss appunto andranno a far parte di questa esperienza attraverso book fotografici, interviste o comunque sempre il contatto con fotocamere e telecamere e niente. Sono emozionatissima, sono felicissima di questa esperienza e soprattutto per me è stata un'esperienza davvero inaspettata. Tu di dove sei? Dacci un po' i contenuti del tuo curriculum. Esatto. Sono di Buccino, provincia di Salerno, in Campania. Anche se so che la mia origine potrebbe non sembrare italiana, in realtà lo sono totalmente, i miei genitori sono italiani, tutti e due di Buccino e niente, ho partecipato in Basilicata perché comunque il mio cuore è anche un buon lucano, sono molto più vicina alla Basilicata che a gran parte della Campania come appunto le zone del napoletano e perciò ho deciso di partecipare lì. Perché sei un po' lucana? Perché i miei genitori hanno anche origini lucane e da piccola appunto ho frequentato molto la Basilicata e comunque mi è piaciuto anche esplorare delle nuove città all'interno della Basilicata che magari non avevo ancora scoperto. Quanti anni hai? Cosa hai studiato? Io ho 19 anni e studio giurisprudenza, ho appena terminato il primo anno di studi e ambisco ad un futuro in magistratura. Da sempre il mio sogno è stato quello di partecipare appunto a queste sfilate, entrare a far parte del mondo dello spettacolo e perciò ho deciso di cimentarmi anche in questo. Però i miei obiettivi nello studio non li tralascerò mai perché penso che al bell'aspetto vada abbinata anche una vasta cultura e una forte personalità. Beh, insomma, si sta preparando bene alle risposte che dovrà dare, eventualmente noi te lo auguriamo, superi la semifinale, quindi se dovessi avere accesso alla finale a chi dedicherai ecco, questa vittoria? Lo dedicherò proprio a Fabrizio Frizzi che mi ha indirizzato verso questa strada. Quindi in bocca al lupo, sicuramente te lo auguriamo perché comunque rappresenterai un po' di questo mezzogiorno. Vogliamo fare un brano veloce, ti possiamo vedere sfilare? Allora facciamo così, magari l'accompagno Tonino, io ti do il via, sì, intanto c'è il via della pioggia che ormai quest'anno ci accompagna senza pietà. E Gianluigi, segui me, visto che lei non la vuoi, segui me, guarda me, occhio, ecco qui, tu ci parti da quel bell'albero lì, secondo albero. E noi facciamo partire un po' di musica di Tonino Speranza. Ci mettiamo qui, eccolo qui, il nostro tutto live, perché è una corsa contro il tempo, quindi non riusciamo più a seguire bene la scaletta, abbiamo tutti un po' fretta. Ecco qui, via con la musica. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, torna ancora insieme a me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, quest'estate insieme a me. E come l'anno scorso sul mare col pattino, torniamo gli ombrelloni,
lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno. Grazie a Sofia Marilu Di Marco che... aspetta, vediamo un po' se riesco a raggiungerla. Ah, adesso ti supero sicuramente. Qual è la tua passione? La mia passione da sempre è stata la danza classica, infatti come ho già detto prima mi sono appena diplomata in danza classica e da sempre insieme alla, alla moda è una mia grandissima passione. Spero di realizzarmi anche in questo in futuro. Chi è che ti incentiva a partecipare ai concorsi di bellezza? Ma diciamo che il mio grande idolo è sempre stata, sono sempre stata a me stesso, ho preso esempio sempre da me stesso, ho sempre dato molto alla mia personalità, lontano, anche lontano, i miei genitori mi sostengono molto, vedrà. Un messaggio per i giovani come te. Provate sempre a realizzare i vostri sogni, non mollate mai, realizzate tutto ciò che fate e abbiate sempre la forza di provare e il coraggio di provare a mettere in gioco. Secondo me sarai un ottimo avvocato magistrato. Allora, ho perso Pietro, Lino Miraldi, parlando di bellezza, Lino Miraldi che con la sua agenzia continua a produrre, a sfornare e soprattutto a scoprire belle ragazze. Ultima tappa di Miss Parco, dove? Sì, giovedì la finalissima alla Palazzina, sarà difficile trovare una Miss più bella di loro perché Sofia e un'altra ragazza di Rofrano che è pure finale Miss Italia, Gaia Zangari, che la settimana prossima arriverà qui, sono classificata al secondo posto l'anno scorso, perciò ti voglio far capire questo concorso che livello ha raggiunto. Sarà difficile trovare una Miss bella, ancora più bella. L'appuntamento a che ora e dove? Alle ore 20:30, Hotel Palazzina, Casapino Scalo, ingresso libero, 50 ragazze a tutto il cilento si giocheranno il titolo. E mi raccomando, se Sofia passa le prefinali lunedì 17 settembre, tutti un voto telefonico per Sofia. Bene, allora l'avete vista, tra l'altro è una ragazza con la testa sul collo. Questo giovedì abbiamo detto, l'appuntamento con Miss Parco finalissima, quindi scopriremo giovedì chi è la più bella del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Grazie per la tua disponibilità. Allora io direi... non so cosa fare perché voi nemmeno potete immaginare cosa accade dietro questa telecamera. Riprendi là, lo so, ti dispiace. Ecco lì, si riparano. Qua. Tonino canta come se niente fosse, come nulla stesse accadendo. La gente fugge e noi abbiamo gli ospiti che ci aspettano sulla spiaggia per l'intervista. Allora ditemi un po' voi, io che già fa? Allora facciamo così, parliamo del Villamare Film Festival. Beh, adesso faccio un po' la seria, ecco, mi vesto da presentatrice seria, ecco qui. Dunque, il Villamare Film Festival va avanti, non so perché ora togliamo, basta con il cappello, sì? Il Villamare Film Festival va avanti, questa sera l'ultima giornata dedicata alla non stop di cortometraggi che potete vedere presso la saletta dell'hotel Le Piane a Villamare, quindi anzi vi mostriamo anche delle immagini se volete. Se la regia può, le immagini che sono state registrate ieri sera presso l'hotel Le Piane durante la proiezione dei cortometraggi, quindi in questa saletta che ora vedrete, potete accomodarvi anche oggi per partecipare a questa non stop di corti. L'ingresso è gratuito, anche quindi il posto a sedere, e questa sera per questo 25 agosto, io ripeto sempre le date perché il TG Estate va sempre in replica, per questo 25 agosto potete vedere alle 20 il film Le Grida del Silenzio e alle 21:30 Angeli del Sud di Bruno Colella, il regista sarà proprio in sala. Questo Angeli del Sud parla del mondo di Eugenio Bennato, questo è il 25 agosto, dopodiché il Villamare Film Festival si sposta in questa piazza di Villamare, dove avete visto ci sono una serie di lavori in corso proprio per allestire la sala cinematografica. Il 26 agosto si inizia alle 21 con l'apertura ufficiale della kermesse che vedrà in testa l'attore Renato Carpentieri, David di Donatello 2018, e alle 21:30 ci sarà la presentazione delle giurie
giurie, che saranno tre quest'anno, una per i cortometraggi, un'altra per i lungometraggi, e poi c'è la giuria popolare. Alle 22 Festival Che Passione, incontro con Gianni Politi e Fabiana Latini, e verrà proiettato il primo corto prodotto da Gianni Politi, che si intitola Corto in Corto. E alle 22.30 la proiezione del film Due Piccoli Italiani, un film di Paolo Sassanelli, che sarà al Festival 26 agosto, e insieme a lui ci sarà una delle attrici della pellicola Due Piccoli Italiani, ed esattamente Marit Nissen. Alle 24 il dopo cinema gastronomico con Le Delizie del Cilento, e questo è il programma della serata inaugurale. Ho detto che appunto il 26 agosto verrà proiettato il film Due Piccoli Italiani. Noi vi proponiamo il trailer per capire di che cosa si tratta. Ce ne dobbiamo andare. No, dai, per andare sul motorino ci vuole il casco. Che necessario? No? Rocambolesca fuga di due pazienti dalla casa di cura Santa Margherita di Minervino. Fanculo il dottore! Fanculo le pillole! Dici vaffanculo a qualcuno, dai! No, le parolacce, no! Fanculo! Dai! Disgraziati! Io lo so dove andiamo. Andiamo a trovare mia mamma. Poveri, qua è pieno di femmine, pensi a tua mamma. Ah, italiano? Sì. Ciao, bello. Sì. Ma fanculo. Tu sei la donna più bella che io abbia mai visto nella mia vita. Yeah. Grazie, sei gentile. Di che, figurati. Questa qui è proprio la mia mamma. Tua madre è morta! No, te non sei più mio amico. Tu hai un unico amico e sono io. E torniamo in diretta da Villammare con il TG Estate. Abbiamo visto il trailer del film che verrà proiettato durante la serata inaugurale del Villammare Film Festival nella piazzetta di Villammare, perché ripeto, dal 26 al 30 agosto le serate del festival si terranno nella piazzetta Maria Santissima di Porto Salvo di Villammare, e inizieranno tutte alle 21, e nella serata inaugurale ci sarà la proiezione del film di cui abbiamo visto il trailer, intitolato Due Piccoli Italiani. Ora siamo in compagnia di Giovanni Bellotti e di Sergio Felicino. Sergio Felicino, presidente del Rotary Club Sapri Golfo di Policastro, e Bellotti comunque sempre socio dell'associazione, futuro presidente del Rotary, perché ogni anno il Rotary cambia presidente. Noi abbiamo quello attuale e il futuro, quindi ve li presentiamo. Ma perché sono qui? Sono qui perché quest'anno il Rotary ha deciso di dare un contributo al Villammare Film Festival, essendo comunque una iniziativa legata al territorio, e dato che il club è un club che sostiene il territorio, iniziative che possono far bene a questo comprensorio, ha pensato di fare la propria parte. In che modo, presidente? Beh, quest'anno abbiamo ideato un corto per il Rotary and Poironau, che è l'idea di supportare sia l'iniziativa del Villammare Film Festival, che ormai rende grande la nostra zona con il suo intervento, ma è anche quello di supportare il nostro Rotary, farlo conoscere nella essenza e nelle sue migliori intenzioni, cioè i valori che veicoliamo, e il supporto anche all'espressione artistica del corto. Diciamo anche in che modo darete il vostro contributo, nel senso che voi sceglierete un cortometraggio che riterrete diciamo si avvicini un po' ai valori del Rotary. Certo, l'idea era quella di scegliere dei corti che avessero messo in evidenza le nostre azioni, perché noi con 1.200.000 soci in tutto il mondo facciamo progetti a tappeto in tutte le nazioni dove siamo presenti. Ovviamente la poliomielite, che è un progetto che va avanti da ben 20 anni a livello internazionale, è quello che noi diciamo, intendiamo supportare con questa azione. Però è ovvio che nel momento in cui riusciamo ad avere un corto che parla anche di un'altra iniziativa del Rotary, o dei valori soltanto del Rotary, che è la pace tra gli uomini, veicolare la cultura della donazione,
Ecco, noi sceglieremo un corto che abbia messo ben in evidenza alcuni aspetti o tutti gli aspetti della nostra azione. È da dire che non ci sarà un'apposita sezione. Il Rotary sceglierà tra i 300 che sono stati candidati al Villamare Film Festival il corto che riterrà, diciamo, quello che riterrà più giusto da premiare, perché appunto ricorda un po' gli obiettivi che cerca di centrare il Rotary Club. E dobbiamo anche dire che potrebbe essere anche uno dei corti che non è entrato in finale, che non sarà quindi presentato durante le serate del Villamare Film Festival, perché lì poi ci sono altri criteri di selezione. Se abbiamo qui il futuro presidente, vuol dire che è un'iniziativa che sarà sostenuta anche in futuro. L'idea è quella, infatti noi nel protocollo d'intesa che abbiamo fatto con l'associazione Villamare Film Festival c'è l'intenzione di portare anche l'anno prossimo la stessa iniziativa, e quindi il presidente del anno prossimo, il dottore Giovanni Bellotti, è proprio ha questo significato, cioè l'impegno a continuare nel tempo un'iniziativa che secondo noi come club, come Rotary, è meritevole di uno sviluppo. È così? Certamente, è così. Non è la prima volta che il Rotary organizza le cose proiettandosi nel tempo. In genere cerchiamo di strutturare le cose anche per organizzare i finanziamenti organizzare la progettualità in termini di divulgazione di quelli che sono diciamo i principi su cui si fonda questa organizzazione. E quindi il prossimo anno sicuramente si stanno creando i presupposti per creare questo premio. Quest'anno saremo messi alla prova. Sicuramente, sicuramente, ma non ci saranno problemi, e sarà qualcosa che, di cui il Rotary andrà fiero. Bene, e vogliamo intanto scorrere insieme ai due nostri amici l'appuntamento della seconda serata in piazza del Villamare Film Festival. Qui si inizia sempre alle 21 nella piazzetta Maria Santissima di Porto Salvo a Villamare, e ci sarà la proiezione dei corti in gara, perché ogni sera verranno proiettati alcuni dei corti in gara, complessivamente sono 13 almeno nelle prime 4 serate, poi l'ultima serata, la quinta serata, ci conosceremo i vincitori. E siamo quindi al lunedì 27 agosto alle 21 proiezione dei corti, alle 21.30 le anteprime del Villamare Film Festival con l'incontro con Bruno Colella, i protagonisti del film Angeli del Sud. Alle 21.45 Eva Grimaldi e Pino Calabrese saranno insieme al regista Alfredo Fiorillo per presentare il film Respiri, che verrà proiettato nel corso della serata. Alle 23.30, dopo cinema gastronomico, a curare questo momento, la seconda serata del festival, sarà un parlatorio di Angelo Ricchiuti, che proporrà la pasta alla non so di, appunto, di un parlatorio. Quindi c'è anche la possibilità con il Villamare, diciamo che il Villamare Film Festival dà anche la possibilità di porre in evidenza le eccellenze gastronomiche e i prodotti tipici del territorio, unisce il cinema al cibo. Beh, è un'ottima cosa, ma infatti il nostro intervento ha anche questo scopo, cioè di supportare il territorio, di cercare di creare le condizioni per un miglioramento, per una maggiore conoscenza della nostra zona. Tant'è che un corto per il Rotary and Polio Now è stato presentato a Capri qualche mese fa, quindi cerchiamo di uscire pure dalla nostra zona, portando le nostre proposte anche in zone stupende, prestigiose come quella di Capri. Bene, siamo in chiusura. Il 30 agosto ci sarà una bella rappresentanza del Rotary Club. Il 30 agosto è il giorno conclusivo del festival. Certo. Tra le altre cose coincide anche con quello che è il momento più importante del nostro club, ossia la visita del governatore, che
parteciperà anche alla, conclusione del festival. Anche perché dovranno premiare il corto che sceglierete. Ora visionerete tutti i corti candidati al festival e vi lascio quindi al vostro lavoro che è intenso, dovete appunto valutare quello da premiare, il corto da premiare. Vi ringrazio per essere stati qui e mi raccomando, non mancate insieme al pubblico da casa al Villamare Film Festival nella piazza di Villamare dal 26 al 30 agosto. Grazie e noi andiamo avanti per ricordare anche a proposito sempre della kermesse cinematografica che parte nella piazzetta di Villamare che l'ingresso nella sala cinematografica è gratuito. Chi arriva e trova il posto si siede gratuitamente, tranquillamente. E poi tra l'altro la sala sarà circoscritta, ma comunque dall'esterno si potrà vedere e assistere a tutti gli spettacoli che si alterneranno sul palco che è in allestimento qui. Però se proprio volete garantirvi un posto a sedere, allora vi dovete ritirare la tessera degli amici del festival con un piccolo contributo. Potete appunto ritirare questa tessera presso il negozio Emozioni che abbiamo qui nella piazzetta di Villamare, lì trovate le tessere che vi garantiranno un posto a sedere, per cui potrete anche arrivare oltre le 21 quando iniziano gli spettacoli nella sala cinematografica in allestimento e troverete comunque il vostro posto prenotato attraverso questa tessera. Tutte le sere, ripeto, sono gratuite tranne quella in cui si esibirà Serena Autieri, quella del 29 agosto. In questo caso per assistere seduti al concerto dell'Autieri dovete acquistare un biglietto di soli 10 euro. Solo in quel caso per assicurarvi la sedia dovete pagare il biglietto di 10 euro. Noi intanto vedete qui c'è in allestimento, si può salire, ecco i nostri due operai. Ecco qui. Sicuro? Ecco qui, è pronta la scala del Villamare Film Festival, è pronta, pubblicità e poi di nuovo qua. C'è un evento da non perdere il 1° settembre a Sanza, il concerto gratuito di Vinicio Capossela. Appuntamento alla Villa Comunale di Sanza in Piazza San Francesco a partire dalle ore 21. Il cantautore e polistrumentista Capossela è considerato tra i migliori artisti della sua generazione, con le sue contaminazioni musicali e influenze da tutto il mondo. Non mancate al concerto gratuito di Vinicio Capossela, il 1° settembre alla Villa Comunale di Sanza. L'evento rientra nel progetto di valorizzazione territoriale Meeting del Cervello 2018 ed è finanziato dalla Regione Campania con fondi POC Campania 2014-2020. Il Villamare Film Festival sarà nella piazzetta Maria Santissima di Porto Salvo dal 26 al 30 agosto. Gli ospiti della 17ª edizione: Renato Carpentieri, Gianni Ippoliti, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Eva Grimaldi, Pino Calabrese, Giulia Montanarini, Massimo Bonetti, Imma Pirro, Serena Autieri, Milena Miconi, Anna Falchi, Roberto Calabrese, Alessandra Nicita ed Enrico Loverso. Le serate in piazza iniziano alle 21. Per il posto a sedere, ritirare la tessera Amici del Festival presso il negozio Fiori e Piante Emozioni a Villamare. Domenica 2 settembre, Briganti nel terzo millennio tra natura e cultura. A spasso per Atena Lucana, ricordando la brigantessa Luigia Cannalonga. Partenza ore 8, si percorre con qualsiasi mezzo tutto il territorio di Atena Lucana. Pranzo ore 12, aperitivo con i briganti con Enzo D'Arco e menù tipico locale. Nel pomeriggio fino alle ore 18, spettacoli, musica e animazione tradizionale con il gruppo musicale Le Folli Melodie. Domenica 2 settembre, Briganti nel terzo millennio tra natura e cultura. Area attrezzata, Arenaccia, Atena Lucana, Salerno. Seguici su Facebook, email briganti@gruppobellomo.it. Sponsor ufficiale Prestitalia Ateggiano. Per una testa sempre in ordine come vuoi tu, beauty parrucchiere di Rocco Avagliano. Pieghe e acconciature sempre alla moda. Esegue anche analisi della cute e del capello. Anche io per le look dei miei capelli al TG Estate ho scelto la beauty parrucchiere in via Kennedy a Sapri. Per le tue prenotazioni telefona al 328 59 45 180.
Di nuovo in diretta da Villamare con il TG Estate, ci avviamo alla chiusura di questa puntata. Tonino Speranza è pronto con la musica, però dietro di noi ci sono anche delle signore pronte a ballare, vero? Allora, si balla, Luigi sempre guarda me, ma vieni qua, non avere paura, non ti mangiano, vieni. Gianluigi è il nostro operatore tecnico, sempre innamorato della mia figura. Allora, siamo pronti per ballare? Siamo caldi? Abbronzatissimi? Sì, sì, sì. Che cosa vogliamo far suonare? Abbronzatissima, sono abbronzatissime, per cui restiamo in tema, no? Va bene, abbronzatissima, non è troppo lenta, no? Che vogliamo fare? Una cosa... Vuole fare abbronzare? Lei dice che è un po' lenta. È un po' lenta. No, che vogliamo fare? No. No, facciamo questo perché... Non lo possiamo fare. Quindi abbronzatissima, insomma, allora voi volete abbronzatissima. Esatto, esatto. Va bene, va bene. Abbronzatissima. Liberamente scelta da Tonino Speranza. Venite qua, certo. Tutto, no, qua. Sotto i raggi del sole. Com'è bello sognare abbracciato con te. A due passi dal mare. Com'è bello sognare abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime c'è un sapore di salsedine. Sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Quelle notti riva al mare non saprò dimenticare, perché abbronzatissima a due passi dal mare. Com'è bello sognare, bravissimo, abbracciato con voi. Sulle labbra tue dolcissime c'è un sapore di salsedine. Sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Quelle notti riva al mare non potrò dimenticare, perché abbronzatissima sotto i raggi del sole a due passi dal mare, abbracciato con voi, abbronzatissima. Così abbiamo qui, si balla. Allora, adesso possiamo finire anche stanotte. Sì, possiamo fare. Perché così poi finiscono le serate estive. Si mangia tutti quanti belli composti, poi iniziano a muovere un piede, poi una mano, poi il bacino e poi si balla. Alla fine hanno lasciato l'ombrellone, visto, per venire qua a ballare con noi, che bello. Perché insomma si è messa a piovere, vabbè. No, non diciamolo però. Allora, noi dobbiamo chiudere, io vi ringrazio per averci seguito fin qui e siccome abbiamo delle turiste pazzarelle, noi le utilizziamo per ballare, anche loro sono anche affezionate a Villamare perché sono sempre qui sulla piazza, sulla spiaggia di Villamare. È vero che voi siete turisti affezionati, almeno lei la vedo sempre. Brava, esatto, 40 anni che siamo qui, anche noi. Noi 8 più o meno. Quando ci vedete a noi del TG Estate cosa pensate? Ammazzata in frutta? No, scherziamo. Perché poi è sempre piacevole. Anche perché voi state sotto il sole, noi pure in modo diverso, voi sdraiate, noi con un microfono in mano, però ci abbronziamo, ci abbronziamo. Allora, voi le serate come le trascorrete? In estate qui o in generale? Qui. Facendo le pazzarelle, come ha visto. Esatto. Esattamente, allo stesso modo. In giro. Adesso inizia il Villamare Film Festival, il 26, ci sarete? Sì, certo, assolutamente sì. Avete mai assistito alle precedenti edizioni? Io no, lei forse sì. Sì. È piaciuto? Molto.
Voi ci siete mai stati, siete mai capitati nel periodo del Villamare Film Festival? L'anno scorso. Mi è piaciuto seguire un po' qualche critica? No, critica no. Fanno sempre bene, basta che sono critiche sempre costruttive. Allora, liberamente scelto da Tonino, allora, Speranza, che cosa vogliamo far ballare a questa? No, non mi dà un lento però, perché... Ma adesso il programma è cambiato, perché avevo messo in programma Sara, una canzone bellissima, Una lunga storia d'amore. Più lunga di questa non si può. E cambiamo, mi chiedevano... Che lalla, un pezzo ballabile. Che lalla, va bene che lalla, sì, benissimo. E con Che lalla vi lasciamo qua. Vi lasciamo così. A lunedì con la nuova puntata del TG Estate. Da domenica il Villamare Film Festival. In piazza Villamare. Se me son liberato, ma pare più turchino cielo, ma pare più lucendo sole, e sto cantando pa felicità. Voglio il coro. E che lalla, che lalla, mo va dicendo che mo vola sa, si crede che mo faccio sangamano. Credere che impazzisco e poi mi sparo tutti insieme. Che lalla, che lalla, la parte più bella. Non sa che piacere che mi fa. Tutti insieme. Ma una piglianata più bella e zedella resterà. Che lalla, che lalla, che lalla. E muove voglio questa qua, questa parte è bellissima. A ieri mamma nata in un biglietto, una figlia do portiere di rimbetto, ma dice che non è felice e cavoria come fa pace, ma io mi sto gustando la libertà. Insieme, che lalla, che lalla. Si crede che mi faccio sangamare, se sei. Si crede che impazzisco e poi mi sparo. Che lalla, che lalla, non sa che piacere che mi fa. Ma una piglianata più bella e zitella resterà. Che lalla, che lalla, che lalla. Che era, che era, era che? Che lalla! Bravissime!